A mio giudizio, il tornante decisivo, almeno nell'Occidente europeo, è il post-1989, quando vince non la libertà, come sempre si va ripetendo, ma la libertà di mercato. Prende forma un ordine granitico, quello dei mercati vincitori col 1989, e si metabolizza il grande teorema neoliberale thatcheriano, secondo cui there is no alternative, e quindi bisogna sopportare il mondo in tutte le sue contraddizioni. E per la prima volta prende forma un'ideologia che in un altro mio libro, Il futuro è nostro, avevo chiamato l'ideologia della inemendabile imperfezione. Cioè, l'ordine post-1989 è il primo ordine storico che non vanta la propria perfezione, anzi riconosce le proprie contraddizioni, miseria, disoccupazione, perdita dei diritti, e nondimeno riconosce anche la propria intrasformabilità. E quindi in qualche modo si presenta come imperfetto ma non emendabile. E quindi quello che perde nell'estetica della compiutezza riguadagna poi in ideologia della intrasformabilità. Non dico nulla di nuovo se considerate che la frase prediletta dai politici di ogni estrazione, di ogni quadrante, è non ci sono alternative, che è una riproposizione alla lettera del teorema There is no alternative. Prima dell'89, l'epoca delle grandi passioni politiche, era ben viva l'idea che sul mondo si potesse intervenire per plasmarlo, trasformarlo, modificarlo in un senso o nell'altro, e quindi questa ideologia era ben lungi dall'essersi impadronita della coscienza occidentale.